Incidente stradale nelle prime ore di questa mattina nella zona dell'aeroporto. Tre veicoli coinvolti ed una persona finita al pronto soccorso dell'ospedale di Fano. Sono passate da poco le 9.30 di questa mattina quando una Ford monovolume condotta da un 43enne fanese ferma allo stop dell'incrocio di via Papiria con via dell'aeroporto si è visto piombare addosso due automobili, una Punto ed una Lancia Y, che si erano violentemente scontrate proprio sotto i suoi occhi. L'uomo, per evitare l'urto ed anche istintivamente, ha ingranato la retromarcia per evitare peggiori conseguenze e così in parte è avvenuto, come dimostra la piccola ammaccatura sul suo paraurti. Di tutt'altra natura le condizioni invece delle due vetture che si sono scontrate, airbag esplosi e macchine quasi da buttare, e l'occupante della Y trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Fano in codice giallo, dove le sono state riscontrate lesioni non gravi. Le cause della collisione sono ancora al vaglio dell'infortunistica e della polizia locale per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Di certo c'è che la Punto, proveniente da Tre Ponti con a bordo due coetanei di 23 e 24 anni, originari di Mondolfo, erano intenti a svoltare a sinistra in direzione Fano, mentre la Y, proveniente dall'aeroporto, procedeva nella direzione opposta. Sul posto, per mettere in sicurezza i due mezzi più danneggiati, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Fano e due pattuglie dei vigili urbani per accertamenti necessari e dirigere il traffico.